Buongiorno, 31 gennaio e siamo sempre su Sveglia di Avvocatura. Un breve jingle e siamo subito da voi. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala. Oggi parleremo della bellissima occasione per intitolare il Tribunale di Napoli al dottor Alessandro Criscuolo, che è stato presidente della Corte Costituzionale, e ne parleremo con la figlia. E poi parleremo della illegittimità costituzionale, della corrispondenza fra il detenuto e l'avvocato, ex 41 bis. Allora iniziamo subito con l'intervista realizzata da Milena Miranda con la figlia del giudice, la collega Ilaria Criscuolo. Una bellissima intervista, emozionante, perché è anche lei abbastanza emozionata di questa intitolazione. Ascoltiamola. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Presso il Tribunale di Napoli, da qualche giorno intitolato a Alessandro Criscuolo, siamo qui presso la sala del Consiglio dell'Ordine con la consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, l'avvocato Ilaria Criscuolo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Milena, buongiorno a tutti. Ilaria, un'emozione enorme nei giorni scorsi, il Tribunale di Napoli, che non aveva un titolo, diciamolo, perché noi entriamo, ingresso Piazza Cenni, anche se il Comune di Napoli qualche anno fa Piazza Cenni l'ha intitolata a Falcone e Borsellino, però si continua a dire ingresso Piazza Cenni, ingresso Piazza Porzio, ingresso Piazza Grimaldi, e il Tribunale di Napoli non aveva un nome. Come è accaduto? È accaduto che durante la messa, come diciamo, ho detto proprio durante la cerimonia, la messa che abbiamo potuto far dire solo un anno dopo la morte di papà, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, che erano entrambi molto molto legati e vicini a mio padre, non solo professionalmente ma anche proprio avevano un rapporto di amicizia sincera e di stima sincera, anche loro dispiaciuti perché ovviamente non si era potuto organizzare nulla per salutare papà, quindi non so, il convegno, la cerimonia, una qualunque cosa. Ilaria, ricordiamo che papà tuo è finito sì, praticamente il giorno dopo, quindi il 10 marzo sì, del 2020, ovvero il giorno dopo in cui si decise per il lockdown nazionale. Strettissimo, per cui non si potevano celebrare funerali, non si poteva, neanche in forma ristretta, neanche solo la famiglia, non si poteva fare assolutamente nulla. E quindi dicevo, il procuratore generale e il procuratore della Repubblica hanno avuto questa idea che a me sembrò subito... probabilmente mi sembrò irrealizzabile all'epoca, perché era una cosa veramente oltre ogni immaginazione, di intitolare tutto il Palazzo di Giustizia, non l'aula, perché io sono stata a cerimonie di intitolazione dell'aula a tante persone, a magistrati, il busto, ma il Palazzo di Giustizia, tra l'altro il Palazzo di Giustizia è più grande d'Italia e non esistono precedenti in questo senso, e mi sembrava un'idea veramente pazzesca. Però noi dobbiamo anche ricordare, l'idea è sicuramente pazzesca, però Ilaria, permettimi, tu sei la figlia e magari non vuoi dirlo, ma papà tuo ha avuto una carriera assolutamente eccezionale anche rispetto ad altri magistrati comunque validissimi, che ringraziando il cielo anche il Tribunale di Napoli vanta. Sì, sì, questo è fuori discussione. Io no, a me non piace, io ho sempre pensato di mio padre ovviamente che fosse una specie di mito, ma sono la figlia, quindi mi rendo conto che diciamo sconto una scarsa oggettività, perché l'ho amato, lo amo, quindi ovviamente insomma, detto da me potrebbe non sembrare oggettivo. Però voglio dire una cosa, io da quando ho cominciato a frequentare il tribunale, stiamo parlando del 1998, ormai sono passati 24 anni, e devo dire la verità, quando ho preso coscienza di questo 24 mi sono detto, oddio, già sono 24 anni, ho cominciato da subito a riscontrare
quello che, di cui avevo sempre sentito parlare, che, insomma, però con il quale non mi ero mai relazionata in prima persona. Ossia che a chiunque io dicessi, mi capitasse di dire che ero la figlia di Sandro Criscuolo e che facesse l'avvocato, che facesse il magistrato, che facesse il cancelliere, che facesse anche quello che, insomma, che sta a fare i servizi, voglio dire, ho sempre sentito parole di enorme stima, apprezzamento per la sua umanità, per la sua gentilezza con chiunque, a qualsiasi livello, e quindi ho cominciato a dire: caspita, ma allora è vero? Cioè, Beh, anche perché, e sempre per ricordarlo, papà tuo è stato Alessandro Criscuolo, è stato sia presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, è stato presidente anche diciamo all'interno delle corti del tribunale, ma soprattutto è arrivato alla presidenza della Corte Costituzionale. È diventato la quinta, se non ricordo male, la quinta carica dello Stato, quindi, come dire, per un magistrato è l'apice assoluto della sua carriera. Ma infatti io lo so che è così. Ripeto, non fa a me piacere sottolinearlo. Quello che mi è piaciuto molto, che mi ha emozionato tanto e mi ha commosso, sicuramente l'iniziativa in sé, ma in un momento come quello di oggi, in cui per tante ragioni sulle quali non ci dilunghiamo, se no non ce ne andiamo più, oggi regna la discordia, è facile diciamo sputare veleno, c'è un clima non di serenità, non solo in tribunale, ma parlo in generale, perché insomma c'è un grosso conflitto, almeno quello che io noto, che si è sempre pronti ad avere una parola contraria. Ebbene, io devo dire che insomma quello che mi ha commosso è che mio padre è riuscito a unire tutti, cioè io non ho sentito neanche una voce, poi probabilmente ci sarà stata e a me non è giunta, però insomma ne ho sentite tante di voci e non ne ho sentita una dissonante rispetto a questa iniziativa. Tantissimi. E non soltanto quando, ahimè, è finito, tra parentesi, no, abbiamo ricordato, in un periodo particolare, ma anche in vita. No, anche in vita. Lui veramente... Allora, oggi io faccio fatica a ipotizzare, a trovare un'altra persona che riesce a raccogliere questo unanime amore, perché di questo stiamo parlando. Allora, non solo i magistrati, che ovviamente, vabbè, erano i suoi colleghi, ma anche gli avvocati. Cioè, non c'è un avvocato più anziano, più giovane, che non abbia sempre avuto parole di grandissimo affetto e stima nei suoi confronti. Poi a me piace ricordare anche un'altra cosa, avendo una sensibilità comune, no? Da colleghe, poi siamo anche, certo, nella stessa commissione, condividiamo una serie di interessi. Piace ricordare anche, come posso dire, il suo non essere convenzionale, perché se fosse stato un giudice, per così dire, convenzionale, una persona convenzionale, probabilmente non avrebbe accettato la tua scelta di fare l'avvocato. No, allora io dico che tra l'altro io lo avevo anche illuso, diciamo così, possiamo dire così, perché io durante il corso dell'università, degli anni universitari, dicevo sempre: voglio fare il magistrato. Poi sono arrivata a capire che lo dicevo per spirito di emulazione, perché avevo lui come parametro, che per me era Dio, diciamo, e quindi volevo essere come lui. Quando poi invece si è trattato, diciamo, operativamente di scegliere un percorso da fare, io ho fatto una serie di valutazioni. La prima è che ho seguito la mia passione, cioè ho pensato: io non posso essere come lui, perché non sono come lui, non ho le sue doti, perché le due sue doti, sto parlando di doti umane, l'equilibrio, la serenità, questo modo di affrontare qualsiasi questione che gli venisse sottoposta in una maniera totalmente serena e lontana da influenze esterne, da emozioni, cioè proprio... E questo è una dote, la sua equidistanza, esatto, l'equilibrio, l'equidistanza che io non ritenevo di avere, e quindi diciamo ho detto no, ma io che invece sono una passionale, sono fumantina, sono una che sta sempre, come dire, un po' con il coltello tra i denti da sempre per natura, ho detto no, non posso fare il magistrato, perché probabilmente non lo sarei, non riuscirei ad essere un buon magistrato, e questo tra l'altro mi peserebbe moltissimo, perché è chiaro che già il cognome era abbastanza impegnativo da portare facendo comunque un mestiere nell'ambito del diritto. Se avessi fatto l'ingegnere, insomma, sarebbe stato diverso, ma insomma il cognome era bello, bellissimo assolutamente, ma anche
un'eredità, diciamo, pesante da portare avanti. Se avessi fatto proprio il suo stesso mestiere, questa cosa mi sarebbe pesata ancora di più. Poi ricordiamo un'altra cosa, ricordiamo, l'ha ricordato la ministra quando è venuta qui l'altro giorno all'inaugurazione, la ministra Cartabia viene nominata proprio da tuo padre e non era, fino ad allora era sempre stato nominato il più vecchio, invece lei tutto sommato era giovanissima. Era la più giovane, lo ha detto anche lei, che fu una scelta tra virgolette eversiva, lei se non ricordo male ha usato proprio esattamente questo termine, perché appunto mio padre ritenne di andare contro le tradizioni convenzionali, diciamo, della corte, che insomma erano da sempre per il vicepresidente come quello più anziano, e lui invece ha voluto spezzare tra virgolette questa tradizione nominando suo vicepresidente Marta Cartabia, e suscitando anche tra l'altro qualche malumore, ma come dire, questo proprio come gossip interno alla corte, perché era una scelta che nessuno si aspettava, e ovviamente insomma la ministra lo ha riconosciuto che è successo questo, e insomma infatti lei gli ha sempre voluto un gran bene, e quando, e questo mi è stato riferito da Gianni Melillo e da Luigi Riello, cioè dal procuratore generale e dal procuratore della Repubblica, le hanno proposto questa iniziativa, cioè le hanno comunicato che avevano avuto questa iniziativa, infatti lei insomma è stata molto felice e l'ha coltivata e l'ha portata avanti, perché appunto era, oltre evidentemente a ritenerlo meritevole, al di là della sua personale conoscenza, insomma, però gli voleva bene, gli vuole bene, ecco, sicuramente. Comunque adesso veniamo ad una piccolissima nota personale. Tu hai cominciato chiaramente da piccola sotto la sua scrivania. Quanto ha influito questa cosa? Allora, io ho questo ricordo vivissimo, perché sai quei flash che ti restano impressi? Mio padre aveva lo studio a casa, quando io sto parlando che ero proprio bambina, perché mia madre lavorava in banca. E quindi capitava a volte il pomeriggio che mia madre non fosse ancora rientrata dal lavoro e che mio padre invece studiasse i fascicoli a casa, e quindi avesse sì. E lui si chiudeva nello studio, che era questa grossa scrivania che ancora esiste, ancora c'è a casa dei miei genitori, e sotto c'era il tappeto. E io mi mettevo appunto sotto mi portavo questi giornali. Poi per chi non conosce questo tipo di scrivanie antiche, che esatto, da noi sono abbastanza... Grandi, quelle scrivanie di una volta con... C'è praticamente una sorta di galleria sì, sotto. Esatto, esattamente, molto grandi, eccetera. E io mi ricordo la macchina da scrivere, la Olivetti verde... Ma quindi veramente stiamo parlando che insomma siamo fine degli anni 70, inizio anni 80, perché io avevo 7-8 anni, questo è, e questo ticchettio della Olivetti, lui che scriveva, e io lì sotto che aspettavamo mamma che tornava dal lavoro, e io c'avevo, mi ricordo anche, vabbè, questi sono cavolate, c'avevo questi, le famiglie di animaletti, sai, c'era che ne so, l'orso più grande e gli orsetti piccoli, io giocavo con queste famiglie, sai quei ricordi che ti restano impressi, questa immagine che io ho lì, lui sopra a battere a macchina, io lì. Ora i colleghi si chiederanno perché ho voluto ricordare questa cosa. Ho voluto ricordare questa cosa perché io penso, nella mia, diciamo, il mio modo di pensare, che siamo tutti figli della nostra storia, certo, e che tanto dobbiamo all'umanità dei nostri genitori. Assolutamente convinto. Di chi ci cresce forse, ma neanche dei genitori. Nel senso biologico, ma assolutamente. Io ho avuto una fortuna incredibile, perché ho avuto due genitori, a parte unitissimi, cioè la famiglia proprio, certo, protettivi, sempre molto presenti, molto attenti. E questo, ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, anche se papà non era fisicamente presente spesso in casa, perché poi da un certo punto in poi, soprattutto quando è stato eletto al CSM, quando insomma ha cominciato a lavorare a Roma e non c'era solo il fine settimana. Eppure io ho sempre avvertito, come l'avverto ancora oggi, addirittura che non c'è più, la sua presenza alle mie spalle. Oggi in tribunale ancora, cioè io oggi è la prima volta che entro in tribunale, oggi dico 27 gennaio, è la prima volta che entro in tribunale dopo la cerimonia. Oggi tra parentesi sto intervistando la collega Criscuolo nella giornata della memoria, che per noi comunque ha anche un senso molto importante. Per chi non è stato a Napoli, io invito a venire presto
presso la biblioteca di Castel Capuano, dove ci sono ancora i registri degli avvocati che, ahimè, non potessero svolgere la professione perché di origine ebrea. Torniamo però a bomba a te, sì. E al, con l'ultima domanda. Questa responsabilità ti fa più forte o ti indebolisce? Sono sincera, mi fa più forte. E allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti, no, Milena, grazie a tutti, grazie davvero. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso invece ascoltiamo Pierluigi Serra, che ha intervistato l'avvocato Guido Camera, presidente dello Italia Stato di Diritto, sulla illegittimità costituzionale della censura della corrispondenza del detenuto al 41 bis e il proprio difensore, il ruolo dell'amicus curiae. Uslow Web Radio, www.webradiouslow.it, webradiouslow.it. Buongiorno, bentornato nella Radio dell'Avvocatura al presidente dell'Associazione Italia Stato di Diritto, Guido Camera, collega del Foro di Milano. Ciao Guido. Ciao Pierluigi, buongiorno a tutti gli amici e colleghi che ascoltano. Guido, ti ho rinvitato a parlare ovviamente di diritto penale e questa volta la notizia è veramente molto importante, ha fatto anche un po' il giro della stampa con un po' di polemiche, un polverone, però parliamo prima di tutto dal punto di vista giuridico, è una notizia molto importante, la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza, la 1822, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale alla censura della corrispondenza indirizzata ai difensori. Ti intervisto innanzitutto in qualità di Italia Stato di Diritto, perché voi avete avuto un ruolo abbastanza importante, molto importante in questa pronuncia, siete citati come amicus curiae. Innanzitutto ci togli la curiosità, qual è il ruolo dell'amicus curiae e com'è stato il vostro intervento? Spiegaci. Ma sì, all'inizio del 2020, proprio a gennaio, il procedimento costituzionale è stato modificato in alcuni suoi aspetti e in particolare per quello che riguarda il motivo per cui mi hai cortesemente chiamato, è stata introdotta la possibilità a dei soggetti esponenziali di interessi che sono attinenti alla questione di costituzionalità che viene trattata, quindi non le parti in causa nel giudizio in cui no, la questione di costituzionalità è stata sollevata, ma qualcuno che nel proprio statuto ha quegli interessi pertinenti, di produrre una opinione scritta. Per, dice il regolamento proprio della Corte Costituzionale, per offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso anche in ragione della relativa complessità. Noi sin da quando c'è stata questa possibilità abbiamo cercato di dare questo contributo, che in realtà è la forma più alta che può la società civile avere per incidere sul percorso legislativo. Certo. L'abbiamo fatto una prima volta quando ci fu la questione di costituzionalità della norma del periodo emergenziale acuto, quello che sospendeva la prescrizione del reato in una prima fase della pandemia. Sì. Lì fu Marcello Gallo, il professor Marcello Gallo, che è socio di Italia Stato di Diritto, che scrisse l'opinione che producemmo in corte, anche in quel caso ammessa, purtroppo la questione fu rigettata, e poi ora in questa opinione sullo specifico tema della censura della corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime penitenziario del 41 bis e difensori, che è stata prima ammessa e poi direi
posso dire, leggendo la sentenza, che ha avuto un contributo diciamo anche nella struttura e quindi della questione. Quindi ci ha fatto molto piacere prima di tutto l'accoglimento della questione e il ragionamento della Corte. Poi anche questo richiamo al percorso della nostra opinione che valorizzava la funzione difensiva e dunque l'importanza anche del giuramento, cosa inaccettabile con una presunzione di pericolosità del nostro ruolo, che era quello il tema da stigmatizzare principalmente nella norma, ci ha fatto solo molto piacere, ecco. Sì. Bene, veniamo al merito della questione. Allora, la questione di costituzionalità è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, sezione prima penale, in un procedimento penale nel quale poi era stata portata all'attenzione della Corte di Cassazione, era stato, diciamo, mi pare, bloccato, censurato Sì, trattenuto. Sì, esatto, trattenuto, giusto, un telegramma spedito dal detenuto in regime 41 bis al difensore. Viene impugnato, insomma, questo provvedimento e poi nasce la questione. Spiegaci poi il merito anche giuridico e costituzionale della vicenda. Ma hai ripercorso in modo molto preciso il fatto, dunque non mi ci soffermo. Credo poi che i nodi fondamentali della decisione siano legati prima di tutto alla valorizzazione del principio di segretezza di tutte le forme di comunicazione tra difensore e parte assistita, indipendentemente dalla tipologia di reato. Segretezza che deve essere garantita da tempo nel nostro ordinamento, lo dice il codice di procedura penale, lo diceva già in altre occasioni la Corte Costituzionale, ma che in realtà, in relazione a questo specifico regime carcerario estremamente severo, veniva derogata. Peraltro in modo irragionevole, perché altre forme di colloquio invece in presenza non hanno una Infatti, forma così drastica come la censura della corrispondenza. diciamo che anche desta stupore il fatto che la notizia, la Corte si sia dovuta pronunciare, perché invece i colloqui in presenza non sono sottoposti a nessun controllo tra avvocato e detenuto. Così dovrebbe essere, ecco, diciamo sempre un condizionale prudenziale, Giusto, visto il giusto. mestiere che facciamo. Sì. Quindi diciamo, la questione viene risolta valorizzando, devo dire, in modo importante il ruolo del difensore, e devo dire che è doppiamente importante nell'attuale momento storico. Ho avuto già modo di dire anche in altre occasioni, commentando questa sentenza, che cioè, oggi la tutela dei diritti passa necessariamente attraverso delle professionalità a 360 gradi che sono le uniche che consentono ai cittadini di relazionarsi con l'ordinamento. Qui il ruolo dell'avvocatura è fondamentale, siamo noi mediatori tra i cittadini e il mondo della giustizia. Dunque, non si può accettare una delegittimazione del ruolo, soprattutto così generalizzata. E credo che la Corte Costituzionale lo abbia ben chiarito, anche richiamando quel passaggio del nostro giuramento, che è un'assunzione di responsabilità. Quindi, su questo credo che sia estremamente importante. Dall'altro mi piace questa sentenza perché evidenzia anche quelle che sono le difficoltà, cioè, quando magari un detenuto sono tanti anni che è privato della libertà e sottoposto a un regime carcerario estremamente duro, può avere anche delle difficoltà ad avere, magari se è detenuto dall'altra parte del paese,
ad avere qualcuno, il difensore che va, Certo, si certo. presenta, fa i colloqui in presenza, no? Guarda, questo che stai dicendo mi fa tornare in mente la visita che io ho fatto al carcere dell'Asinara, vedendo le celle dove erano detenuti Rina e poi altri boss mafiosi. E io chiedevo, da avvocato, dicevo: ma come facevano i difensori negli anni 80, 90, senza la tecnologia, a venire qua e ad avere un colloquio col proprio cliente, col proprio assistito? Quant'era difficile quel ruolo. Ma è questo che credo debba essere ben chiaro a tutti, non solo agli addetti ai lavori, cioè la difesa dei diritti è un mestiere scomodo, a maggior ragione quando chi è accusato si trova a correre, a subire delle limitazioni della libertà personale molto importanti, oppure quando si trova sotto un accerchiamento giudiziario Sì. importante. Quindi diciamo, ma c'è un passaggio, guarda, di questa Corte Costituzionale che vorrei Vai. Ho proprio già quando capito. parla del vulnus al diritto di difesa che risulta particolarmente evidente nei confronti dei detenuti non abbienti. Cioè, questo è un passaggio che denota anche conoscenza dei giudici della realtà. E anche umanità. È un passaggio di concretezza dalla Corte Costituzionale che in un contesto di grande ragionamento giuridico e coraggio, credo non possiamo noi avvocati non apprezzare, ecco, così come ho letto unanimemente dalla maggior parte dei giornali che si sono occupati di questa vicenda commentando questa sentenza. Sì, senti, a proposito di questo, per lanciare la questione, c'è anche un passaggio in cui la Corte dice che osserva una generale insostenibile presunzione di collusione del difensore e dell'imputato, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali dei detenuti, ma anche dello Stato di diritto nel suo complesso. Bene, nonostante questo passaggio, che è anche riportato nel comunicato stampa, c'è stato un giornale, il Fatto Quotidiano, che ha fatto un post che ha gettato davvero molto sconcerto. C'è stata grande risposta da parte dell'avvocatura associata, soprattutto delle camere penali. Ti chiedo, insomma, un commento su questo. Tu sei anche stato moderatore di un dibattito tra Travaglio e Vinicio Nardo, che poi era andato in onda su queste frequenze. Che cosa commenti? Il passaggio della sentenza della Corte mi sta particolarmente a cuore perché è uno di quelli su cui ha battuto di più la nostra opinione scritta, in particolare dove evidenziava la differenza tra i membri del Parlamento che non sono sottoposti al visto di censura e gli avvocati che erano sottoposti al visto di censura. Non perché io ritenga che un membro del Parlamento debba essere ritenuto un presunto fiancheggiatore o soggetto al visto di censura, è proprio perché metto sullo stesso piano la tutela di interessi costituzionali, di ruoli costituzionali che secondo me in realtà non devono avere alcuna diversità. Poi su quella che è l'opinione di Travaglio, insomma, io non la condivido, le reazioni dell'avvocatura mi sembrano assolutamente legittime, dispiace proprio percepire questo disprezzo nei confronti di una professione, insomma, che sta alla base della democrazia, perché dove ci sono gli stati democratici c'è un'avvocatura forte, mentre invece dove ci sono gli stati autoritari si cerca di tagliare la lingua agli avvocati, come diceva Napoleone Bonaparte. Detto questo, sicuramente per formazione io non amo querelare in relazione alle manifestazioni del pensiero anche forti, quindi noi abbiamo deciso di non querelare come altri so hanno fatto, hanno dichiarato di voler fare Travaglio per quello che ha detto,
invece sarei ben lieto di tornare a confrontarmi con lui, questa volta magari non come moderatore, sul ruolo dell'avvocatura e anche su quella che è la visione della giustizia in prospettiva. Questa volta potremmo scambiarci i ruoli, potresti essere tu a moderare se ci inviti, e credo potrebbe essere un'iniziativa interessante come fu quella del febbraio del Sì, 2020. va bene, molto volentieri. Ovviamente io farò in modo di far avere a travaglio questa intervista, questo contributo, in cui gli lanciamo questo invito ben volentieri. Estenderei magari anche al ruolo della stampa, perché poi con una frase del Fatto Quotidiano così, soprattutto, cioè, sembra davvero porsi in contrapposizione diretta con la Corte Costituzionale e con le argomentazioni che poi abbiamo evidenziato. Guido, ti ringrazio ancora una volta per questo tuo prezioso contributo e spero di risentirti sempre presto sulle frequenze della Radio L'Avvocatura. Con grande piacere, grazie a te per il confronto e a tutti i colleghi e amici, buon lavoro e buona giornata. Ciao, un caro saluto. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questa ultima intervista si chiude qui la nostra Svegliati Avvocatura, e siamo sempre con voi. A risentirci presto. Buongiorno e buona udienza a tutti. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.